Ebbene, così, miei cari amici, miei cari fratelli, la pace del Signore Gesù sia con voi. Abbiamo la possibilità di iniziare il primo sabato del 2024 e quindi nella scrittura abbiamo sempre dei tesori inesauribili per poter apprendere, per poter imparare. Ebbene, il testo guida lo troviamo in Isaia capitolo 52, il versetto 7. Questo testo sarà di guida per il nostro tema di quest'oggi. Ripeto, Isaia capitolo 52, versetto 7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza e dice a Sion: il tuo Dio regna. Quindi il testo è molto interessante perché ci parla dei monti, dei piedi del messaggero, di buone notizie, di pace, araldo di notizie liete, annunzia la salvezza e dice a Sion, che rappresenta il monte di Dio, la città di Dio, Gerusalemme: il tuo Dio regna. Quindi, quando noi siamo all'inizio di un nuovo anno, dobbiamo iniziare un nuovo percorso, una nuova vita, un nuovo cammino. E qui la scrittura dice che sono belli. Quando sono belli? Che cosa sono belli agli occhi di Dio? Di cosa parliamo questa mattina? I piedi del messaggero di buona novella. Quindi sono belli i piedi dei messaggeri di buona novella. Generalmente i piedi sono sempre a contatto con il suolo, con la terra, e spesso e volentieri i piedi non danno un buon odore, però dipende dell'uso che noi ne facciamo dei nostri piedi. Agli occhi di Dio qui sono belli. E non sempre noi consideriamo i piedi belli, però ripeto, sono belli quelli che annunziano il messaggio di Dio. In Naum capitolo 1, il versetto 15, ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annuncia la pace. Celebra le tue feste, o Giuda, adempi i tuoi voti, perché il malvagio non passerà più in mezzo a te e egli è completamente distrutto. Però ancora una volta, qui anche in Naum vengono osannati, apprezzati sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie. Noi possiamo portare buone notizie come cattive notizie. Noi possiamo usare i nostri arti, cioè i nostri piedi, per il bene o per il male. Dipende. Se li usiamo per il bene, allora i nostri piedi sono belli agli occhi di Dio. Se usiamo per il male, purtroppo saremo completamente poi alla fine distrutti. Noi non esisteremo più. In Proverbi capitolo 6, il versetto 18, Dio odia sei cose, anzi sette: il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male. Quindi, tra le cose che il Signore disapprova, che non approva, sono naturalmente quei piedi che corrono frettolosi a fare il male. Per esempio, mi sovviene adesso nella mia mente la vita di Giuda. Giuda poteva usare i suoi piedi per portare buone notizie, ma per portare anche cattive notizie. Lui corse quella notte per andare a vendere Gesù. E quindi usò i suoi arti, i suoi piedi, comandati naturalmente dal suo cervello, ed è andato a fare il male. E in questo momento Gesù, Dio, non può approvare assolutamente i piedi di un messaggero che va a tradire il proprio Signore. In Esaia capitolo 59, il versetto 7, stiamo parlando dei piedi degli empi, delle persone che non amano Dio. I loro piedi corrono al male, e
Essi si affrettano a spargere sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri iniqui, la desolazione e la rovina sono sulla loro strada. Quindi, miei cari amici, miei cari fratelli, è fondamentale che noi in questo nuovo anno usiamo i nostri piedi, tutto il nostro essere, per essere messaggeri di buone novelle, di buone notizie, e che i nostri piedi corrono frettolosamente verso il bene e non verso il male. In Matteo capitolo 6, il versetto 5, vediamo ancora un'altra caratteristica delle persone che non fanno la volontà di Dio. Quando pregate, non siete come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che essi ne hanno. Ecco, diciamo che le persone stanno in piedi per farsi vedere, non si inginocchiano dinanzi alla presenza di Dio. I farisei avevano delle abitudini malsane, non corrette, che in qualsiasi luogo loro si trovavano, per poter essere ammirati e visti, non trovavano un nascondino per poter entrare in comunione con Dio, stavano in piedi nelle piazze, in modo che mostravano a tutti gli altri la loro presunta religiosità. Ma era semplicemente un discorso di ipocrisia, che all'esteriore sembravano religiosi, ma nell'interiore, dice Gesù, il loro cuore era lontano da Dio. Quindi gli empi corrono frettolosi al male, gli empi si mostrano per farsi vedere stando in piedi, mostrando la loro religiosità. In Matteo capitolo 18, il versetto 8, se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Gesù, raccontando o dicendo questo, allude al fatto che a quei tempi c'erano delle malattie come la cancrena, che una volta che la persona ne veniva colpito, che poteva essere colpito a un arto, che poteva essere il piede o la mano, preferiva che la mano gli fosse tagliata o il piede gli fosse tagliato piuttosto che perdere tutto il corpo, perdere la vita. Ancora oggi succede questo. Non so se anche voi tante volte vi capita di incontrare per le strade della grande città o dove vivete delle persone che hanno un solo arto, che sono senza un piede, senza una gamba, senza un braccio. E alcune volte può essere successo per una malattia, alcune volte può essere successo per un incidente. Però ai tempi di Gesù era meglio perdere un piede piuttosto che tutta la vita. E Gesù spiritualmente ci dice: è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere le mani o i piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Per quale motivo? Perché se i nostri piedi ci fanno cadere nel peccato, è meglio tagliarci i piedi. È un senso simbolico quello che Gesù sta dicendo. Quello che noi dobbiamo eliminare non sono i nostri piedi letteralmente, ma quei piedi che non sono corretti, ma che corrono a fare il male. Invece noi dobbiamo correggere i nostri piedi, tagliare, mettere fine ai nostri peccati e non correre frettolosi per le vie del male. Luca capitolo 18, versetto 11, ancora una volta vediamo il fariseo stando in piedi pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano». Ancora una volta vediamo che lui si trovava in piedi come dire: io sono meglio, io posso stare all'impiedi perché sono meglio degli altri. E questo è il tipico
ragionamento di una persona inconvertita, di una persona che corra frettolosa verso il male. Numeri capitolo 22, versetto 25. Qui troviamo un esempio di un uomo che stava correndo frettolosamente a fare il male. Sappiamo benissimo che Balaam un tempo era un profeta di Dio, una persona che in qualche modo serviva l'Onnipotente. Però dopo col tempo si allontanò e quando Moab gli propose di maledire Israele, lui lo seguì contro il volere di Dio, contro il volere del Signore. E infatti diciamo che il Signore gli si opponeva durante questo suo viaggio. L'asina vide l'angelo del Signore, si strinse al muro e schiacciò il piede di Balaam contro il muro e Balaam lo percorse di nuovo. Cioè, nonostante lui, il Signore gli dice: ma dove stai andando? Perché stai percorrendo questo sentiero che non è lecito? Perché stai facendo questo? E lo fa colpire proprio al piede, come dire: cambia il tuo percorso, torna indietro, non andare avanti nel tuo percorso. Però Balaam non ascoltò. Perché? Perché era malvagio e amava il salario dell'iniquità. E quindi Balaam non solo poi ha perso il suo piede, i suoi piedi, ma ha perso tutta la vita, perché non è stato disposto a cambiare il suo percorso. Salmo 9, 5, 15. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatte, il loro piede è stato preso nella rete che avevano tesa. Ecco, quante volte si sono create delle trappole per far perire un innocente. E mi viene in mente adesso la storia di Naaman. Naaman che voleva uccidere Israele. Colui che era alla corte di Assuero con la regina Esther. E alla fine lui fa costruire una forca, aveva teso una rete a Mardocheo, ma dopo poco tempo su quella forca ci andò lui. Il malvagio uomo che serviva il re. Quindi è alla fine dei tempi le nazioni che vogliono distruggere il popolo di Dio saranno e cadranno nella fossa. E loro stessi hanno presi nella rete che avevano tese agli eletti. Questa sarà la fine di tutti coloro che usano i loro piedi nel fare il male. Ebbene, passiamo adesso a un altro aspetto del nostro percorso e dei nostri piedi, Atti capitolo 7, versetto 56 e poi il 58. E disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. E cacciatolo fuori dalla città, cominciarono a lapidarlo, i testimoni diposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saul. Che cosa ha visto Stefano? Ha visto Gesù in piedi alla destra di Dio che intercedeva per lui. E che cosa hanno fatto con i vestiti di Stefano prima di lapidarlo? Li deposero con i vestiti, cioè con i mantelli dei carnefici di Stefano, deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saul. Quindi mentre loro usavano i loro piedi per andare a lapidare Stefano, ai piedi di Saul c'erano i loro vestiti. Lui era complice, complice della morte del primo martire cristiano. Mentre Stefano vedeva Gesù in piedi alla destra di Dio,
Saulo custodiva i mantelli dei carnefici di Stefano. Quale fu la sorte dell'uno e quale fu la sorte dell'altro? Uno morì in tutti i sensi, l'altro più tardi, meno male che morì, nel vecchio uomo e ricominciò un nuovo percorso. E adesso Paolo non usava più i piedi per custodire, tra virgolette, i mantelli dei carnefici, degli assassini, ma usò i suoi piedi per predicare l'Evangelo in tutto il mondo dove il Signore lo comandò. Proverbi capitolo 1, versetto 15. Tu però, figlio mio, non ti incamminare con loro. Trattieni il tuo piede lontano dal loro sentiero. Quindi non ti incamminare nel fare il male. Non ti incamminare con coloro che fanno del male agli eletti. Non ti incamminare con coloro che percorrono un sentiero tortuoso, un sentiero che non ama Dio. In Proverbi capitolo 3, versetto 23, allora camminerai sicuro per la tua via, il tuo piede non inciamperà. Quando noi prendiamo una decisione di stare lontano dal sentiero degli empi, quando noi abbiamo preso questa decisione, allora cammineremo sicuri per la via e il nostro piede non inciamperà, perché abbiamo preso la decisione di seguire il Signore. Quindi la nostra vita in questo nuovo anno è una vita che dobbiamo prendere le nostre giuste decisioni per camminare con il Signore, per camminare con il nostro Dio. È fondamentale che noi praticamente camminiamo con il nostro Signor Gesù. Salmo 94, versetto 18. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando il Signore è stato sostenuto, o meglio, quando quest'uomo è stato sostenuto dal Signore, quando si è reso conto che lui stava cadendo, quando lui si sta rendendo conto che sta andando verso un cammino non giusto, non corretto. Ripeto, Salmo 94, versetto 18, quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quindi noi possiamo essere sostenuti dal Signore solo quando ci rendiamo conto che stiamo vacillando, che non stiamo camminando giustamente, correttamente con il nostro Dio. Noi possiamo apprezzare i piedi dei messaggeri di buone novelle, come li possiamo anche disprezzare. In Luca capitolo 7, versetto 38, e stando ai piedi di lui, dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Maria apprezzava i piedi di Gesù. Con le sue lacrime li lavava e con le sue labbra li baciava continuamente. Ed era il luogo migliore in cui Maria si venne a trovare. Ed è il luogo migliore dove noi ci possiamo trovare, ai piedi di Gesù. Quindi, quando leggiamo Isaia 52, il versetto 7, possiamo dire che cosa? Che sono belli i piedi di Gesù. Perché Gesù è quello che ha portato la buona novella, è quello che ha portato realmente
il messaggio della salvezza. Per gli altri non erano preziosi i piedi di Gesù, ma per Maria i piedi di Gesù erano preziosi. Non ha disdegnato nulla per apprezzare i piedi di Gesù. Luca 7, 44-46. E voltandosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, né mi hai rigato i piedi di lacrime e li hai asciugati e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato dell'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Abbiamo il fariseo, che Gesù ha guarito dalla lebbra. Abbiamo la donna, che Gesù ha perdonato i suoi peccati. Una è molto riconoscente e apprezza i piedi di Gesù. L'altro non è in grado neanche di baciargli, di dargli un bacio o di cospargere il capo. Ma lei è disposta, la donna, a stare ai piedi di Gesù. Ripeto, quando sono belli i piedi di Gesù. In primo, il testo di Isaia lo possiamo applicare a Gesù. Quando sono belli sui monti i piedi di colui che reca una buona notizia. E chi è che ha recato la migliore delle notizie all'umanità? Gesù. Sia dal punto di vista delle parole, sia dal punto di vista delle azioni. E insomma, Gesù non ha consacrato soltanto i suoi piedi al servizio di Dio, ma tutta la sua vita al servizio dell'umanità. In Luca capitolo 10, il versetto 39, Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Dove si sedeva Maria? Ai piedi di Gesù. Non stava in piedi. Lei si sedeva. Possibilmente si è messa anche in ginocchio ai piedi di Gesù, apprezzando quei meravigliosi piedi del nostro Salvatore. Giovanni 12,3. Allora Maria prese una libra d'olio profumato di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Che cosa significava tutto questo? Che Gesù, in vista della sua sepoltura, era stato fatto questo gesto, però Maria ha fatto sentire a Gesù quel profumo quando era in vita. E Gesù ha potuto apprezzare il gesto di quella donna. Altri hanno portato dei profumi dopo la sua morte, ma Gesù non l'ha potuto sentire. Quindi Maria, stando ai piedi di Gesù, ascoltando il messaggio di Cristo, è in grado poi di seguirlo sempre. Se noi non impariamo a stare ai piedi di Gesù, ad apprezzare i piedi di Gesù, noi non saremo in grado di seguirlo. Perché prima viene l'ascolto, poi viene il modo di saper camminare con Gesù. Quindi noi dobbiamo comprendere quanto è importante stare ai piedi del nostro Signore. Abacuc capitolo 3 versetto 19. Dio il Signore è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Osservate le cerve. Osservate le caprette, come riescono a camminare sulle rocce. È una cosa impressionante. I piedi delle caprette, delle cerve, sono come snodabili, cioè, e si adattano
al sentiero più impervio, alla roccia più difficile, e riescono praticamente come delle ventose ad stare attaccate. E noi riusciremo a stare attaccati al cammino di Dio perché noi abbiamo chiesto a Dio di aiutarci a camminare. Giovanni capitolo 13, versetto 5-9. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, asciugarli con l'asciugatore del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue veste, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto?» Abbiamo compreso che per Gesù i nostri piedi sono preziosi. Se noi permettiamo a Gesù di farci lavare i piedi, saremo in grado di camminare con Lui. Se noi permettiamo a Gesù di rafforzare le nostre caviglie stanche, i nostri piedi, non riusciremo a camminare con Gesù. Ma però è fondamentale che noi possiamo imparare questo, come Maria, imparare a stare ai piedi di Gesù e capire quando siamo importanti noi per Gesù. Giovanni capitolo 13, versetto 10. Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavato i piedi, è tutto quanto puro, e voi siete puri, ma non tutti». Quindi è fondamentale, ripeto, lasciarci fortificare da Gesù. Una volta che abbiamo fatto questa esperienza del perdono di Gesù, noi saremo in grado di camminare in novità di vita. In Atti degli Apostoli, al capitolo 2, il verso 14, ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: «Uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi è noto questo e ascoltate attentamente le mie parole». Pietro, una volta che ha permesso a Gesù di lavargli i piedi, di essere perdonato, era capace di stare in piedi davanti agli uomini per predicare il messaggio della salvezza. Quindi è fondamentale per noi comprendere e lasciarci perdonare dal Signore, lasciarci fortificare dal Signore per camminare in novità di vita in questo nuovo anno. In Efesini capitolo 6, versetto 13 e poi il 15: «Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere». Cosa dobbiamo prendere, miei cari amici e miei cari fratelli? La completa armatura di Dio, che solo con l'armatura di Dio noi possiamo rimanere in piedi dopo aver compiuto tutto il nostro dovere. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Quando noi ci lasciamo perdonare, quando noi ci lasciamo aiutare dal Signore, noi saremo in grado di mettere ai nostri piedi le calzature, lo zelo nel predicare l'Evangelo della pace. Come sono belli i piedi di Gesù, così saranno belli i nostri piedi agli occhi di Dio quando noi saremo a portare il Vangelo della salvezza. I piedi di Gesù sono particolari. In Apocalisse capitolo 1, versetto 13 e 15: «E in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente arroventato in una fornace e la sua voce era come un fragore di grandi acque». I piedi di Gesù qui sono simbolizzati dal bronzo. Il bronzo
questo materiale, per potersi sciogliere, deve raggiungere una certa temperatura. E qui rappresenta che Gesù avrebbe camminato con i suoi nel periodo delle persecuzioni, nel periodo dell'uccisione dei martiri. Lui era con loro, mentre loro davano la vita per l'Evangelo. Gesù cammina nei sette candelabri, nelle sette chiese, e usa i suoi piedi per salvare l'umanità. Quindi anche noi dobbiamo usare i nostri piedi, rivestiti della giustizia, dell'armatura di Dio, per portare il messaggio di salvezza in questo nuovo anno a tutte le persone con cui veniamo in contatto. In Levitico capitolo 8, il verso 23, Mosè lo sgozzò, ne prese del sangue e lo mise sull'estremità dell'orecchio destro d'Aronne, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro. Significava che i piedi venivano consacrati al servizio di Dio. Gesù ha consacrato tutta la sua vita al servizio del Signore. Quindi Aronne doveva essere consacrato, l'orecchio destro, il pollice della mano destra e il piede destro. Cioè tutta la parte del suo corpo veniva consacrata all'Eterno. E così anche noi, i nostri piedi, ripeto, il nostro udito, le nostre mani, tutto il nostro essere, i nostri piedi, devono essere consacrati al Signore, per camminare con il Signore. Gesù è riuscito nel suo percorso perché, ripeto, ha consacrato tutta la sua vita a Dio. E noi siamo chiamati a consacrare tutta la nostra vita all'Onnipotente. Giobbe capitolo 23, versetto 11. Il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme, mi sono tenuto sulla sua via senza deviare. Quindi né a destra né a sinistra, né nei momenti di pace né nei momenti di dolore. Giobbe si è mantenuto fedele. Nel Salmo 26, 12 è scritto: il mio piede sta fermo in luogo piano, nelle assemblee io benedirò il Signore. Usiamo i nostri piedi per andare dove si adora Dio, nei luoghi dove Dio approva e apprezza. Nel Salmo 18, 33, egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve, mi rende saldo sulle mie alture. Chi ti può rendere saldo? Chi può evitare le nostre cadute? Solo quando noi chiediamo a Dio e preghiamo a Dio. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Solo Dio ti può rendere sicuro, solo Dio ti può liberare dal pantano di questo mondo. E ti fa mettere i piedi non nella fossa di perdizione, ma sulla roccia. La roccia dei secoli, che è Cristo. Se tu sei fondato su Cristo, sulla roccia, non verrai mai meno. In Prima Giovanni capitolo 2, dal 4 al 6 è scritto: chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la sua verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in Gesù deve camminare come egli camminò. Quindi cosa siamo stati chiamati noi? A camminare come Gesù ha camminato, a vivere come Gesù ha vissuto. Nel Salmo 119, il versetto 105, leggiamo ancora: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Se prendiamo la parola di Dio sul serio e seguiamo quelli che sono i consigli
che Dio ci dà attraverso la sua parola, e allora noi arriveremo al traguardo, perché la parola di Dio è una luce per i nostri piedi, è una luce sul nostro sentiero. E anche quando qualche volta la nostra vita può sembrare difficoltosa, che abbiamo problemi e difficoltà, quando noi dobbiamo affrontare prove tremende, però se seguiamo Gesù, se seguiamo la sua parola, noi non inciamperemo, non cadremo mai. Proverbi capitolo 4, versetto 27. Non girar né a destra né a sinistra, ritira il tuo piede dal male. Come dice la scrittura, chiunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quindi quando noi siamo tentati per andare in posti che Dio non approva, fermiamoci. Non andiamo né a destra né a sinistra, ma seguiamo Gesù nel suo percorso. Se tu trattieni il tuo piede dal violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro dal Signore, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, tu avrai grande benedizione, avrai ricca benedizione e sarai nel cielo, sarai con Gesù. Però è fondamentale che noi tratteniamo il piede di violare i comandamenti di Dio. È un appello che il Signore fa ad ognuno di noi. Salmo 17, versetto 5. I miei passi sono tenuti saldi dove? Sui tuoi sentieri. I miei piedi non hanno vacillato. Sono rimasto fermo, risoluto. E una volta che noi siamo stati fermi e risoluti, dove saremo un giorno in piedi? Apocalisse capitolo 15, versetto 2. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi e avevano delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè, il cantico della vittoria, il cantico della liberazione. Nessuno degli empi potrà stare in questo luogo. Solo coloro che rimangono fermi e che stanno e imparano di stare ai piedi di Gesù, quei piedi che sono stati crocifissi, legati alla croce, quei piedi che correvano frettolosi nel fare il bene, noi dobbiamo amarli e dobbiamo imparare a rimanere ai piedi di Gesù in preghiera e chiedere l'aiuto per poi stare in piedi nel regno dei cieli davanti a Lui con le arpi in mano. Questo è il mio desiderio e la mia preghiera per me e per voi tutti. Amen. Preghiamo. Signore Dio, buon Padre che troneggi nell'alto dei cieli, il tuo nome sempre sia lodato. Ti siamo grati che hai dato Gesù a morire per noi e che grazie a Gesù abbiamo perdono e vita eterna. Ti ringraziamo del dono del tuo Santo Spirito, della compagnia e della protezione dei tuoi santi angeli. Ti ringraziamo degli insegnamenti della prima ora, della anche seconda parte del culto, e fa che noi ne possiamo fare tesoro. Aiutaci a camminare con te in questo nuovo anno e fa che noi possiamo essere fonte di benedizione per l'umanità e che possiamo glorificare con la nostra vita il tuo santo carattere. Donaci il tuo spirito, prenditi il nostro cuore perché non te lo sappiamo dare. Facci partecipe della natura divina. Perdona ogni nostro peccato e rendi i nostri piedi saldi sulla roccia. Rimani con tutti noi, sia con coloro che sono qui presenti, sia con coloro che stanno seguendo online. Benedici la tua santa opera in Italia, in Europa e nel mondo. Donaci le tue benedizioni sabbatiche e ogni grazia e benedizione te la chiediamo, non perché ne siamo degni o meritevoli, ma per amor di Gesù, benedetto in eterno. Amen. In piedi invochiamo e riceviamo la benedizione di Dio. L'Eterno ti benedica e ti guardi. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio.
L'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace. Amen. Amen.